Allora, lo spettacolo sta per cominciare. Mi raccomando, ricordate le tre regole fondamentali e alla fine buon divertimento. Grazie. Thank you.
risposta è sulle vostre facce. 24 ore al giorno in mezzo a bella gente. Ridere, scherzare, giocare. E chissà quante storie d'amore hanno visto queste quattro mura. Eppure, essere artista vuol dire ridere quando hai voglia di piangere. Scherzare obbligatoriamente quando sei triste. Per me un animatore è una persona che vive il suo tempo sopra una nuvoletta creata apposta per lui. Intanto torna giù, scada la dura realtà e via. Quasi per magia torna ai suoi sogni. Da piccolo mi sedevo spesso sul ciglio della strada e ascoltavo le storie che aveva da raccontare. Desideravo una bicicletta con i lati cromati, una casa tutta bianca, ma soprattutto desideravo attraversare la strada e scoprire chissà gli altri segreti il mondo mi nasconde. Oggi, a distanza di anni, mi sono ancora su quello stesso freddo cimino. Ho avuto la bicicletta con i villaggi cromati, la casa dei muri bianchi, ma fra me e me penso che in fondo ci sta meglio qui. Intanto, questa sera, voglio la malinconia. Se ti resta ancora qualche spicciolo nel telefono, pensi subito di chiamare a casa. Componi il numero e spesso ti risponde una voce fredda e metallica. Dipende da lei chiamato, non è al momento raggiungibile. Con la voce di tua madre. Già, mia madre. Mia madre ha passato la vita a prendere in lei. Migliori scuole, educazione superiore, università. Io l'ho ringraziata con il semplice ciao ma, io vado a vivere tra la gente. Una vita di sogno infranta nell'istante di poche insulse parole. Vado a chiedermi un favore. Se mi capita di incontrare delle strane persone racchiuse in tute colorate, con un sorriso stampato sul viso, non cambiateli. Amateli, criticateli, ma vi prego, non cambiateli. Se fate ciò, negheresti al mondo l'ultima categoria che il mondo può vantare di sognatori ad occhi aperti. Anch'io, nel mio piccolo, mi sono cimentato nel forgiare un aggettivo. E dopo tanto pensare, l'unico che mi è venuto in mente è artisti. Un applauso a Antonio e ad Alessia. Un applausone, un abbraccio forte e grazie, grazie a tutti voi e grazie a loro che ci fanno ridere e divertire tutto il giorno. E una grazie, un grande grazie da parte mia, che sono molto lusingato di avere queste persone qui che ci aiutano a fare l'estate ancora più bella. Grazie, grazie a tutti. Posso dire?